Giuliano Poletti, presidente Lega Coop Nazionale, oggi alla presentazione della tesi di Pertini qui alla Camera dei Deputati a Roma. Nel suo intervento ha ricordato la capacità di Pertini di dare anche una visione internazionale alla cooperazione. Sì, infatti è abbastanza originale che per una tesi di laurea si sia fatta la scelta di comparare le situazioni e le esperienze cooperative di diversi paesi europei. Appunto Pertini nella sua tesi analizza e giudica e valuta e produce una comparazione tra quanto avviene in Italia e quanto avviene in altri paesi d'Europa in particolare. Io credo quindi che da questo punto di vista ci sia già anche in quel momento la consapevolezza di una dimensione che non è solo la dimensione nazionale, che non è solo quella di un paese in quel momento in grande difficoltà perché eravamo usciti da una guerra, c'erano grandi problemi, ma la voglia di misurarsi dentro un contesto più ampio. Io credo che Pertini avesse questa curiosità, questa voglia di fare, che ci ha in qualche modo trasmesso e lasciato, proprio per dirci che bisogna avere sempre la voglia di guardare, di studiare, di analizzare, di valutare ciò che sta intorno a noi, perché lì possono esserci veramente anche nuove sollecitazioni che vale la pena cercare di capire. E a proposito delle difficoltà di oggi, lei ricordava come Pertini avesse messo al centro il tema dell'equità. Sì, c'era una grande esplicita volontà di contestare quelle che erano le teorie economiche di quel momento, quali erano anche le stesse posizioni politiche. Pertini parla di lotta del lavoro rispetto alla lotta di classe, quindi fa una scelta e dice qui c'è un tema, le cooperative hanno come primo compito e come primo obiettivo quello di una equa distribuzione della ricchezza tra coloro i quali partecipano a produrla, quindi tra il capitale e il lavoro, tra i lavoratori dentro la stessa impresa. Beh, io credo questo sia un tema modernissimo, purtroppo troppo spesso ci scordiamo di riflettere sull'equità, che è una delle condizioni per avere una buona società e avere una buona condizione di vita dei cittadini. In un'epoca di conflitti lui ricordava che i lavoratori si potevano emancipare grazie al lavoro. Sì, infatti dice esplicitamente, le cooperative aiutano i lavoratori alla loro emancipazione attraverso il lavoro, non attraverso la violenza. E io credo che questo sia un segnale, un segno di una grande attenzione, di una grande sensibilità, di una grande apertura ad una idea del lavoro come la condizione attraverso la quale le persone possono fare la loro strada, perseguire i loro obiettivi, al punto tale che appunto dice Pertini bisogna che ogni cooperativa sia una scuola, quindi non ha solo la cooperativa la funzione economica di produrre il reddito, ma anche la condizione di produrre conoscenza, di produrre capacità di conoscere e di emanciparsi da questo punto di vista. Io credo che qui ci sia stata una grande anticipazione di come il mondo cooperativo deve e può svolgere la propria funzione sociale.